Video guida alla scoperta della mia scarpa rossa. Gli obiettivi della videoguida sono entrare dentro ad una storia, ad un albo illustrato, trarne spunti di riflessione per parlare insieme di un'avventura e raggiungere uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 attraverso la lettura di parole e immagini. Prima di partire, dobbiamo fare qualche piccolo passo. Dobbiamo prendere il libro e guardarlo esternamente, guardare il suo formato. Guardare la copertina e la quarta di copertina. Su queste parti del libro si trovano molti indizi che ci aiutano ad entrare nella storia che stiamo per leggere. Apriamo il libro e curiosiamo i risguardi che ci introducono alla storia. Ci fermiamo nel frontespizio, dove troviamo titolo, autore, illustratore, casa editrice e in questo caso anche il soggetto della nostra storia, la scarpa rossa, che non a caso è messo qui, in primo piano, perché il lettore dovrà seguirla e trovarla in tutte le pagine, in tutta la storia. Quando leggiamo una storia, è interessante conoscere qualcosa in più sull'autore che l'ha scritta. Queste notizie aggiungono elementi che possono aiutare la comprensione del testo. L'autore da dove viene? Quando ha vissuto? Ha scritto altri libri? Chidem Gundes è nata a Bursa e ha iniziato la sua carriera di scrittrice per ragazzi nel 2003. I suoi racconti, i suoi romanzi e albi illustrati sono stati pubblicati da molte case editrici. Viva Istanbul, dove si lascia ispirare dai bambini della città per scrivere le sue storie. Bene, adesso possiamo partire per il nostro viaggio. Ci sediamo comodamente. Iniziamo a leggere. Ricordiamoci di leggere parole e immagini. Leggere è un piacere. Immergiamoci nella storia. Troviamo fin dalle prime pagine due punti di vista. Il primo è raccontato dalle parole e dalle immagini ed è il punto di vista dell'avventura vissuta dalla bambina. Il secondo è raccontato solo dalle immagini. È il punto di vista dell'avventura vissuta dalla scarpa. Potremmo fare un gioco e provarla a scrivere noi questa storia o farla raccontare ai bambini. E poi ci sono i nostri personaggi. La bambina incontra tre persone, un'anziana signora, il pizzicagnoli del fruttivendolo, poi cinque animali e infine parlerà con la luna e le stelle in un crescendo di fantasia in cui la ricerca reale della scarpa della bambina approda nell'immaginazione. Possiamo creare tante carte d'identità, tanti sono i nostri personaggi. Le domande ricorrenti potrebbero essere: che caratteristiche fisiche hanno i personaggi? Come si pone la bambina con loro? Quali sono le caratteristiche positive che possiamo ritrovare nelle persone che conosciamo? Quando la bambina approda nella parte della città dove la sua immaginazione cresce incredibilmente, i personaggi iniziano a giocare con lei con il gioco del se. E se l'avessimo trovata noi, una scarpa rossa, cosa ci avremmo fatto? E se la luna potesse aiutarci a risolvere un problema, cosa ci consiglierebbe di fare lei che guarda tutto dall'alto? Alla fine, la soluzione al problema della bambina viene suggerito da un animale, il gufo, che in molti libri per bambini ha la connotazione dell'animale saggio. Al fare, all'azione, è suggerito il fermarsi a pensare e riflettere prima di agire. È una soluzione che potrebbe essere applicata anche ad altre situazioni. Ultimo spunto di riflessione.
Il nostro personaggio non ha un nome proprio, perché? Possiamo darle noi un nome? Abbiamo pensato di collocare idealmente questo libro fra tutti quelli che concorrono ad avvicinarsi all'obiettivo 11 dell'Agenda 2030. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. Perché bambina è libera di andare a spasso nella sua città, parlare con le persone e non solo, senza aver paura di farlo, ma anzi, potendo contare sull'aiuto di tutti. Spero abbiate fatto un bel viaggio insieme a tutti i personaggi che abbiamo incontrato. Al prossimo libro!